San Giovanni della Croce, uno dei più grandi poeti e mistici della storia. In questa raccolta, esploreremo 20 delle sue frasi più profonde e ispiratrici, immergendoci nella sua visione spirituale e scoprendo come le sue parole possano ancora illuminare le nostre anime oggi. Preparatevi a un viaggio nell'essenza della fede, dell'amore divino e della contemplazione attraverso le parole di questo straordinario mistico spagnolo. Continuate a guardare per trovare ispirazione e riflessione profonda. Alla sera di questa vita saremo giudicati sull'amore. Dove non trovi amore, metti amore e troverai amore. Rinnega i tuoi desideri e troverai quello che il tuo cuore desidera. Il più piccolo atto di puro amore è più utile alla Chiesa di tutte le opere messe insieme. Per cercare Dio si richiede un cuore nudo, forte e libero da tutti i mali e i beni che puramente non sono Dio. L'amore non consiste nel provare grandi cose, ma nello sperimentare la più grande spoliazione e sofferenza per l'amato. Un solo pensiero dell'uomo vale più dell'universo intero. Mi sembra che il segreto della vita consista semplicemente nell'accettarla così com'è. L'anima innamorata di Dio è un'anima gentile, umile e paziente. Non gioire invano, perché non conosci tutti i tuoi peccati e non sai come Dio ti considera, nutri piuttosto un fiducioso timore verso di Lui. Chi non ama è già morto. Se un uomo vuole essere certo della strada da percorrere, deve chiudere gli occhi e procedere al buio. Colui che non si lascia trasportare dai suoi appetiti, volerà leggero come l'uccello a cui non manca piuma. Chi saprà morire a tutto, in tutto avrà vita. Umile è chi si nasconde nel proprio nulla e sa abbandonarsi in Dio. È meglio soffrire per Dio che fare miracoli. L'anima virtuosa, ma sola, e senza maestro, è come il carbone acceso ma isolato, il quale invece di accendersi si raffredderà. Convinciti che non entrerai nel sapore e nella suavità di spirito, se non ti darai alla mortificazione di tutto ciò che desideri. Chi agisce secondo la ragione è come colui che si nutre di cibi sostanziosi, chi invece si muove dietro al gusto della volontà è come chi si nutre di frutta fradicia. Dio umilia grandemente l'anima per innalzarla poi molto. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nell'anima di San Giovanni della Croce attraverso le sue 20 frasi più toccanti. Speriamo che queste parole abbiano risvegliato la vostra spiritualità e vi abbiano ispirato. Se avete trovato valore in questo video, condividetelo con chiunque possa trarne beneficio e lasciateci un like e un commento con le vostre riflessioni. Continuate a cercare la bellezza e la profondità nella spiritualità, e ricordate che l'amore divino è sempre a vostra disposizione. Grazie ancora e a presto!